Amici ed amiche dell'altra informazione, oggi parliamo nuovamente della Casa dell'Acqua di Via Trieste. Il 24 settembre, in uno dei miei primi video, aveva annunciato la mancanza di funzionamento della struttura che doveva erogare acqua potabile naturale, frizzante o leggermente frizzante, a prezzi molto bassi rispetto al mercato. Inaugurata sotto l'amministrazione Catrini, la Casa dell'Acqua non ha mai avuto l'appoggio di questa amministrazione di centrodestra. Noi avevamo segnalato l'anomala situazione senza che nessuno ci rispondesse, però sta di fatto che la questione è finita sui tavoli del Consiglio Comunale grazie a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. E a poche ore dal Consiglio Comunale la struttura è stata eliminata e sparita dall'amministrazione comunale. Pare che ci siano dei problemi legati con la ditta che aveva l'appalto, che non ha risposto alle domande dei cittadini così come a quelle dell'amministrazione comunale. Inoltre circolavano voci di mancanza di sostituzione dei filtri dell'acqua. Abbiamo inviato una mail certificata all'ASL VCO il 23 ottobre per conoscere effettivamente la situazione e siamo ancora in attesa di una risposta che deve avvenire per legge, ribadiamo, entro 10 giorni. Intanto però alcuni utenti, pur non dovendo mettere sempre la moneta, avevano ricaricato la tessera dell'acqua del distributore. Come faranno allora ad avere i soldi, siano pochi o tanti? Onestamente non lo sappiamo. Noi invitiamo di scrivere una mail certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, chiedendo cosa fare per avere quanto versato. E a rimetterci, come sempre, saremo sempre noi cittadini. E io vado! Amici ed amiche, dite la vostra su questo argomento, condividete questa notizia sui nostri profili social, andate anche sul canale YouTube dell'altra informazione di Antonio Ciorlè e mettete i vostri like, così come su Facebook, sempre sulla pagina dell'altra informazione. Domani parleremo della festa degli alberi che si terrà appunto a metà novembre, il 21 novembre per l'esattezza, e di una proposta, visto che c'è la pandemia e che non si potrà fare festa, di una proposta che vorrei lanciare a tutti voi. A domani alle 18:45 con l'altra informazione.